Il 14 aprile del 2023, a bordo del razzo Ariane 5, è partita la sonda JUICE, destinazione Giove. Il suo obiettivo è quello di studiare le lune galileiane, cioè le lune che vennero scoperte qualcosa come 4 secoli fa da Galileo Galilei. Io, Europa, Callisto e soprattutto Ganimede sono i suoi obiettivi scientifici. Però la partenza di questa importantissima missione mi dà modo di raccontare qualcosa su una delle mie storie preferite. Paperino e il razzo interplanetario, che qui vedete nella versione ristampata in formato cartonato un paio di anni fa, ma che originariamente venne pubblicata sul Topolino numero 230 del 1960. Scritta da Carlo Candy e disegnata da Luciano Bottaro, vede Paperino, Zio Paperone, Archimede e anche i nipotini, questi come clandestini, in viaggio verso Giove. Ma andiamo un po' meglio a vedere qualcosa su questa storia. Candy mette in scena sempre il solito problema, cioè quello per Paperone di dover preservare le sue sostanze contro i tentativi di rapina di Bassotti e Co. Ovviamente, come al solito, si rivolge ad Archimede e in questo caso Candy mette in fila tutta una serie di invenzioni, in qualche modo una più eccezionale o assurda, dipende dai punti di vista, dell'altra. Si inizia per esempio già subito con un'invenzione che una volta che ti colpisce in testa in un punto ben preciso ti fornisce il buon umore e quindi tu ridi qualunque sia quello che ti viene detto o qualunque altra cosa ti accada, come per esempio i Bassotti che si stanno avviando verso uno dei tanti depositi segreti di Paperone, peraltro a grandissima velocità. E allora ecco che Archimede tira fuori la prima, per noi interessante, invenzione, ovvero un razzo in grado di viaggiare alla velocità della luce a meno 1 chilometro. Questa informazione sulla velocità non sarà importante solo per capire come può Paperone riuscire a raggiungere il suo deposito segreto riuscendo ad andare più veloce dell'aereo supersonico con il quale i Bassotti stanno viaggiando, ma ci permette di capire anche come mai ci mettono così poco tempo i Papperi per arrivare nei pressi di Giove. Infatti, la luce generata dalla superficie del Sole raggiunge il pianeta Giove in qualcosa come all'incirca 43 minuti, quindi il razzo di Archimede ci dovrebbe impiegare tre quarti d'ora, un'ora, qualcosa del genere. Nel corso del viaggio, però, a un certo punto Paperone deposita Paperino nella fascia degli asteroidi, su uno dei tanti asteroidi che si trovano sulla fascia degli asteroidi. Ad ogni buon conto, però, su questi asteroidi Paperino incontra della vita, non intelligente, ma della vita, qualcosa tipo insetti. Ed effettivamente si pensa che potrebbero esserci degli insetti in grado di attraversare il vuoto cosmico e sopravvivere praticamente in qualunque condizione. Sulla Terra li conosciamo, sono i tardigradi. Quindi potrebbe non essere così incredibile trovare tracce di vita sugli asteroidi, semmai andremo a studiarli con quell'ottica. In realtà è proprio l'ottica con cui stiamo iniziando a studiare i satelliti di Giove, cioè cercare di capire se possono esserci delle tracce di vita, considerando che effettivamente, almeno per quelle poche informazioni che siamo riusciti a raccogliere, le condizioni potrebbero non essere così avverse alla formazione di vita. A salvare Paperino però è un gioviale gioviano che a bordo della sua nave mossa da una vela solare riesce a recuperarlo e portarlo su Giove. La cosa interessante è che qualcosa come una decina di anni fa o poco più venne sviluppata una specie di vela spaziale che era una evoluzione, diciamo così, dei pannelli solari che generalmente vengono montati a bordo dei satelliti come appunto JUICE o Gaia di cui vi ho parlato in un video precedente. In questo caso, sempre se la memoria non mi inganna, la vela spaziale, oltre a sfruttare la luce del sole, andava a sfruttare anche il campo magnetico. Torniamo però su Giove, sulla cui superficie atterrano anche Paperone, Archimede e i nipotini. E
già il Giove del razzo interplanetario è un pianeta con una superficie rocciosa. In realtà Giove è un pianeta gassoso e l'unica parte che probabilmente è solida o in qualche modo solida è il suo nucleo, che è costituito probabilmente da metalli pesanti, probabilmente molti di loro sono addirittura fusi, e poi un'atmosfera che copre quasi tutti i 143.000 km del suo diametro o qualcosa del genere. C'è però qualcosa di questa struttura che gli autori riescono a inserire all'interno della storia. Per esempio, man mano che il razzo interplanetario si avvicina a Giove, notiamo in una vignetta la grande macchia rossa del pianeta. A tal proposito, vi suggerisco un video di Luca Nardi che vi metto in descrizione. Inoltre, quando il razzo interplanetario atterra sulla superficie di Giove, nella parte superiore della quadrupla di questo più o meno rovinoso atterraggio, Bottaro disegna un'atmosfera che dà la sensazione di essere particolarmente spessa e densa e anche piuttosto profonda, proprio come è l'atmosfera di Giove. Come dicevo, se nel caso Giove dovesse avere un nucleo solido, questo si trova molto, molto all'interno del pianeta. Fatto da metalli pesanti, ed infatti si trovano diversi metalli particolarmente pesanti su Giove, e intorno proprio a questi metalli pesanti che ruota in qualche modo tutta la storia, perché i gioviali gioviani sono, guarda, un po' molto appassionati, grandi intenditori proprio di metalli che mangiano per potersi sostenere. Ovviamente il metallo più pregiato per i gioviali è l'oro, e ci sta questa cosa, perché comunque l'oro è uno dei metalli più rari all'interno dell'universo. Ovviamente la storia presenta moltissimi, ancora moltissimi altri spunti interessanti, non solo scientifici, come appunto per esempio i rapporti con culture e società diverse dalla nostra. In questo senso è veramente molto divertente la prima interazione tra Paperone e Gioviali, perché Archimede costruisce un traduttore universale e il problema è che questo traduttore universale ha bisogno di essere attaccato alla presa di corrente per funzionare e i nostri dimenticano di farlo. Quindi non si rendono conto che effettivamente loro e i gioviali stanno parlando la stessa lingua. Ovviamente è una cosa divertente, ma che è anche abbastanza assurda, ma che ha giustamente senso soltanto in storie fantastiche, perché è un pochino improbabile che una civiltà aliena parli la nostra stessa lingua. Con questa piccola chiosa finale, mi sembra giunto il momento di invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Per cui non mi resta che dirvi saluti a tutti!